ci occupiamo anche di basket perché a Foligno, una squadra che milita nella serie C Gold, hanno messo a segno un importante colpo di mercato ingaggiando un giocatore brasiliano molto conosciuto in patria. Noi siamo andati a conoscerlo, Luca Pisinicca. Io, mio addestramento qua, sono molto buono, veloce, mi compagno di squadra ha accolto me buonissimo. Un'esperienza nuova per la mia carriera che non hai fatto prima. Sicuramente per noi è un Ronaldo, adesso non saprei dire rispetto al calcio, per noi è sicuramente di un altro livello. Non sarà il Ronaldo del basket, ma facendo le debite proporzioni poco ci manca. La Foligno sotto canestro, partita con ambizioni importanti nella Serie C Gold interregionale, gongola dopo aver messo a segno nelle scorse settimane un'operazione di mercato sensazionale. Da Fortaleza è arrivato infatti Felipe Ribeiro, uno tra i più forti cestisti brasiliani in attività, un colpo da 90. Abbiamo colto l'occasione per portare qui a Foligno un giocatore che, oltre il valore che dimostra ogni partita che scende in campo, oltre l'aiuto in campo, ci lascia anche una sua esperienza, ci fa crescere proprio tutto l'ambiente, perché è un giocatore che ha 20 anni di Serie A alle spalle e quindi il discorso può dare molto a tutti quanti. Persona che ha fatto 20 anni di Serie A in Brasile e quindi parliamo di una pallacanestro di ottimo livello mondiale, ne ha viste di tutti i colori, sicuramente avrà visto anche lui stagioni importanti e meno e saprà darci una mano. Con l'esperto brasiliano, ex nazionale, detentore del record a rimbalzo nel suo campionato, che ha già esordito mostrando tutto il suo valore, a rinforzare la rosa della Lucky Wind è arrivato anche un giovane argentino, Santiago Gandolfo. È la prima volta qui in Europa, in Italia, e è una situazione difficile per il sudamericano, però per me Italia è un paese più bello, e l'argentino e l'italiano è più similare.